Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci ritroviamo oggi ad affrontare finalmente l'evento dell'Iron Giant X2. L'evento che giustamente al momento risulta essere la difficoltà più alta, in attesa probabilmente della Crash Battle, che verrà probabilmente aggiunto in secondo luogo. E il team che voglio proporvi oggi è questo. Un team dove non si andrà ad incrementare la difesa fisica, un team che giocherà molto sulle debolezze del nostro avversario e un team che al tempo stesso vi consentirà di recuperare in fretta i vostri HP e al tempo stesso debuffare o comunque depotenziare il vostro avversario. La cosa da sottolineare è che qui aumentare la difesa fisica fa comodo fino a un certo punto. La cosa realmente importante è riuscire ad abbassare l'attacco del nostro avversario e abbassarlo il più velocemente possibile. Per il setup che vi faccio vedere io non avrete bisogno di grosse quantità di abbassamento di attacco, va benissimo anche abbassarlo con una sola attacca. Quindi avere l'attacco down con un livello sotto vi consentirà comunque di sopravvivere, perché riuscirete a fare abbastanza danni per andare avanti. Altra cosa che voglio dire è che quando io faccio vedere i setup, è una cosa che comunque mi è stata anche commentata sotto i video, io farò vedere il mio setup che comunque va a sfruttare tutto quello che è sfruttabile. Per me non ha senso fare un video dove vi faccio le mega strategie free to play, come vengono chiamate in giro, se non sono coerenti con la mia linea di pensiero. Se io ovviamente in un banner vi dico questo banner si pulla per un motivo o per un altro, è ovvio che vado ad utilizzare ciò che ho trovato dentro quel banner, perché altrimenti non avrebbe senso. Vi direi direttamente di non pullare niente e fare arrivederci e grazie, cioè senza nessun problema. Cosa che invece non è coerente. Il fatto che poi ovviamente la gente possa o non possa avere determinate armi e quindi non possa effettivamente replicare il setup è tutto un altro paio di maniche, perché se la gente non pulla e pretende di fare i contenuti senza pullare, qui secondo me abbiamo una visione un po' distorta di quello che effettivamente è Ever Crisis, ma soprattutto abbiamo la mente distorta di quello che è un gacha. Il gacha ovviamente ci fa pullare, ci deve far pullare in un modo o nell'altro, però come dico sempre bisogna pullare in modo intelligente. Io per il momento quello che ho pullato e come soprattutto ho pullato mi ha permesso di fare praticamente tutto, quindi non mi sento colpevole o comunque non mi sento in deficit nei confronti del gioco. Il gioco ammetto anche essere abbastanza generoso, perché dona comunque quando capita i ticket con le campagne, il farming delle gemme non è magari ampio o comunque non è generosissimo diciamo tutto in una volta, ma giocando costantemente ti dà la possibilità comunque di mettere da parte già diverse risorse, quindi in un modo o nell'altro il gioco ti permette di andare avanti, magari un pochettino gomitate, cioè facendoti risparmiare, facendoti magari non pullare in un banner, due banner, però fondamentalmente si riesce a giocare, si riesce a pullare. Fatta questa premessa, che reputo estremamente importante, perché se io faccio le guide e faccio i contenuti, è ovvio che faccio guide e contenuti secondo la mia linea di pensiero e deve essere coerente la mia linea di pensiero, anche perché quando faccio vedere i setup mostro sempre le alternative per facilitarsi la vita. Il mio compito qui è quello di facilitarvi la vita, non di rendervela complicata con dei setup free to play tra virgolette, che poi non sono neanche free to play, in quanto comunque sia ci sono armi di banner, quindi in un modo o nell'altro si è pullato in un banner, quindi non si è mai totalmente free to play. Ma comunque, bando alle ciance, qual è il team? Il team in questione è Cloud, Eris e Zac.
Zack con la nuova arma in questo evento dà un aiuto importantissimo, anche più di Red. C'è da dire che l'arma di Red è comunque molto valida a mio avviso. È anche vero però che 4 barre ATB per ridurre l'attacco di 1 effettivamente non è un granché, non è un bellissimo rapporto qualità-prezzo, ma è comunque una buona arma da utilizzare come principale qualora servissero delle statistiche. Io ovviamente in questo caso non punto ad aumentare la difesa fisica, ma come potete vedere già bene o male dalle materie vado praticamente a puntare sulla riduzione dell'attacco del mio avversario. E perché vi dico questo? Perché il nostro avversario fondamentalmente riuscirà in un modo o nell'altro a buffarsi. Il nostro compito è quello di debuffarlo e successivamente contrattaccare il più possibile. Il personaggio di Cloud sarà il nostro DPS. Ovviamente Cloud in questo caso ha 2264 di attacco, che non è affatto male. Potrei tranquillamente arrivare a delle cifre molto più alte e senza nessun problema, senza battere ciglio. Inoltre non ho neanche equipaggiato le summon perché le ho dimenticate, quindi nell'eventualità equipaggiato ovviamente le summon. Credo che le summon a livello alto siano decisamente meglio rispetto alle limit, cioè una summon di livello 5 è comunque meglio di una limit per esempio in questo caso di Cloud livello 7, anche perché la limit, essendo comunque single target, ha una potencies diversa rispetto alla summon, ma la summon, soprattutto Ramu, che ho farmato in questi giorni, ragazzi, vi posso dire essere incredibile. Cioè la summon di Ramu al momento è veramente un qualcosa di stratosferico, soprattutto equipaggiata a Cloud, che ha comunque la possibilità di aumentare la sua affinità e la sua potenza con il tuono, vi consentono di fare un balzo in avanti incredibile. Setup di Cloud che comunque è molto molto semplice, HP addirittura 4726, non sono tantissimi, ma come vi ho detto sempre, riuscire ad avere almeno 4500 HP è fondamentale. Ovviamente in questo caso se riusciste magari ad arrivare anche a 5000 HP potreste in un modo o nell'altro essere più comodi anche in alcune manovre magari più difensive o più offensive in base alla situazione. Il setup è semplice: Maritime Sword come arma principale per fare danni acqua, dato che il nostro Iron Giant è ovviamente debole all'acqua. Non ho nessun overboost all'arma, però l'ho portato all'80. Murasame invece come arma secondaria, semplicemente per incrementare il più possibile le mie statistiche dirette e specialmente avere comunque sia un supporto per quanto riguarda l'offensività. In questo caso, se non avessi avuto l'arma nuova di Zack che abbassa la difesa, come alternativa alla Murasame avrei probabilmente messo un Hard Edge, in modo tale da ridurre la difesa del mio avversario, perché comunque ridurre la difesa dell'avversario è molto importante. In questo caso non l'ho messa, semplicemente perché con Zack ho la sua arma nuova, quindi Cloud si concentrerà solo ed esclusivamente a fare danno, mentre invece i depotenziamenti verranno dati Zack per quanto riguarda la difesa ed Eris e Zack combinati per quanto riguarda invece l'attacco. Le materia in realtà sono tutte materia di Ruin, tranne questo Thundara Blow, semplicemente per incrementare le mie stats. Quindi sono tutte materie che hanno un'alta dose di potere fisico, in modo tale da permettere al Cloud di avere un buon numero. Subweapon stessa identica cosa. Subweapon, tra l'altro, che ho messo tra quelle che ho consigliato nel video, che se vi ricordate, ovviamente ve lo linko sempre al solito, che aumentano le ability potencies, gli HP e le abilità fisiche. Infatti, come potete vedere, ho una Ainobi di Sephiroth che mi aumenta HP e il boost abilità, che sono due, una combinazione incredibile. Come subweapon la Onibi è straordinaria. La nuova arma di Sephiroth free to play, perché mi aumenta leggermente la difesa fisica e l'attacco magico fisico, quindi in questo caso le armi free to play di Sephiroth e Barret sono ottime in questa occasione, dato che parliamo comunque anche sempre di free to play tra virgolette, aiutare
diciamo, la strategia free to play, eccetera, eccetera. E poi la enemy launcher di Barret, perché aumenta l'attacco magico fisico e la potenza di tutte le abilità fisiche. E dato che Cloud comunque sia è un DPS fisico, almeno il mio Cloud è un DPS fisico, l'enemy launcher di Barret mi aiuta tantissimo. E quindi devo dire che, nonostante tutto, va bene. Avrei preferito forse qualche HP in più per essere al SIP, cioè per stare più tranquillo, ma come vedrete dal video non ci sarà problema. Successivamente invece abbiamo praticamente Eris. Eris l'ho buildata in questo caso totalmente difensiva. L'ho buildata totalmente difensiva e incentrata sulle cure perché? Perché non aumentando la mia difesa fisica, i danni comunque sia li andrò a subire. È vero che ridurrò l'attacco e quindi magari subirò meno danni, ma comunque sia avrò bisogno di curarmi e avrò bisogno di curarmi in fretta. Tra l'altro Eris scende a 4500 HP proprio per il rotto della cuffia, cosa che sinceramente potrei modificare, o si potrà modificare per chi lo vorrà, utilizzando il vestito Chocobo, portando comunque sia i suoi HP a oltre 5000. Questo è in base ovviamente anche alla vostra, diciamo la vostra partita, comunque al vostro setup preferito. Io preferisco avere questo boost in healing, perché comunque sia 1700 in healing mi consente praticamente di fullare il team con due curaga, quindi riesco a ritornare a pieno regime e contrattaccare subito. È vero che subisco danni, però ripeto, fin quando abbiamo almeno 4500 HP possiamo cavarcela. Statistica più alta ovviamente l'healing con la Chocobo Staff utilizzata come arma principale, proprio per boostare per boostare praticamente l'healing di molti più punti rispetto a una Fairy Tail, che come potete vedere ne ha soltanto 17 di base, mentre invece qui, essendo comunque un'arma maxata, abbiamo 27 punti di base per healing. Per quanto riguarda le materia, invece abbiamo The Brave, che è fondamentale, bisogna averne almeno due, quindi se non ce le avete, craftatevele. Un Vuotera, che mi serve solo ed esclusivamente per fare qualche dannetto nel momento in cui avremo inflitto tutti i debuff. E poi una materia di Ruin, solo che mi aumenta l'attacco magico, in modo tale da avere un piccolo boost anche per l'attacco magico. Le armi principali e secondarie, ovviamente Chocobo Staff e Fairy Tail per incrementare la mia difesa, che poi vabbè, qui viene incrementata la difesa magica che mi serve praticamente a zero, però la cosa importante è che la Chocobo Staff mi dà delle buone stats primarie, mentre invece la Fairy Tail mi permette comunque di curare in maniera estremamente rapida. Sub-weapon in questo caso che vanno a privilegiare attacco magico fisico e difesa fisica con l'arma di Barret free to play, quindi assolutamente ottima per incrementare un po' la mia difesa fisica, che viene incrementata tramite le stats attive e non tramite buff. Quindi ricordatevi che comunque le vostre stats possono in un qualche modo aiutarvi in generale. L'arma di Lucia free to play, che comunque sia penso l'arma peggiore che abbiamo avuto all'interno del gioco, ma che va bene per le substats, soprattutto per quanto riguarda Eris, anche se aumenta healing e difesa magica, che ripeto in questo caso non mi serve a niente, però avere altri 10 punti praticamente in healing mi consentono praticamente ad Eris avere un boost di 6 nell'healing, quindi praticamente curarmi, ripeto, con due curaga riesco a fullare il party. E poi invece la Mithril Type 0 Katana di Sephiroth, molto 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 buona, perché mi aumenta gli HP e l'abilità, la potenza delle abilità magiche. Quindi in questo caso Eris Kuraga fondamentalmente è un'abilità magica, e gli HP ovviamente mi danno un pochettino di boost. Qui giustamente sono soltanto 16 perché l'arma ce l'ho al 70, nel momento in cui la porterei all'80 il boost HP diventerebbe più alto, quindi diventerebbe ancora meglio, quindi questo diciamo che è migliorabile e quindi va bene. Infine andiamo su Zac, che praticamente è il mio, chiamiamolo, sub DPS fondamentalmente, perché lui farà il lavoro sporco insieme a Eris. Skin nuova ovviamente per aumentare HP e danno fisico, infatti come potete vedere i suoi HP raggiungono i 5631, che mi consentono comunque sia di
non incrementare troppo la sua difesa fisica, perché riesco in un modo o nell'altro a impattare il danno tramite i molti HP che possiedo. 2400 addirittura di attacco, dato appunto la nuova arma che mi dà un ottimo boost per quanto riguarda l'attacco, addirittura 34 punti, quasi come le Sonic Wings di Tifa, quindi veramente veramente tanta roba. E come seconda arma ho messo una Zweihänder per aumentare attacco magico fisico, resistenza a fuoco che non mi serve a nulla, però mi serviva per le stats. La Zweihänder è una delle migliori armi da utilizzare come sub o come arma principale, perché ha delle buone statistiche, ha una core ability non elementale che fa comunque tanti danni, quindi io reputo comunque la Zweihänder una delle migliori armi di Zac, perché può letteralmente essere messa ovunque, sia come sub weapon, sia come arma secondaria, eccetera eccetera. E per quanto riguarda ovviamente le materie, abbiamo un altro di Brave che mi serve in combinazione con quello di Eris per ridurre velocemente l'attacco del nostro avversario, un Wotira Blow che ovviamente non verrà quasi mai utilizzato se non in alcune occasioni, semplicemente perché grazie all'arma nuova di Zac abbiamo lo slot della materia che mi potenzia le abilità acqua del 30%, sia magiche che fisiche, e poi un Blizzard Blow che mi serve solo ed esclusivamente per incrementare la statistica di attacco, dato che è un Blizzard Blow con un ottimo rapporto di attacco fisico in percentuale. Sub Weapon con il suo ombrello per aumentare comunque gli HP, la Booster Sword per aumentare HP e attacco magico fisico. Anche la Buster Sword è davvero ottima come sub weapon, perché appunto questi due valori che sono molto 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 comodi. E poi praticamente l'arma di Tifa, le Sonic Fang, no, i Motor Drive, scusatemi, che praticamente aumentano l'attacco fisico, quindi qua mi serviva avere comunque una piccola percentuale di aumento di attacco fisico. Infatti riesco ad arrivare fondamentalmente a 2004 boost di attacco fisico, che arrivo preciso, comunque anche qualcosina in più con il livello 7, quindi sono comunque al massimo del regime del mio attacco fisico, anche se comunque il mio attacco fisico qui per Zac conterà veramente veramente poco, perché ripeto, sarà Cloud quello che si concentrerà a fare danni. Per quanto riguarda le limit, ve l'ho detto, io consiglierei comunque di sostituire tranquillamente le summon, perché le summon sono decisamente meglio rispetto alle limit, tutte in generale, soprattutto quelle AOE. Però io me lo sono dimenticato e quindi utilizzerò le limit e il mio team sarà leggermente più scarso, anche perché se io qua dovessi utilizzare effettivamente le summon, vi faccio vedere come effettivamente il mio party comunque sia acquisisce una potenza in più. Infatti ora mettendo le summon cioè vado comunque a 140, non so se effettivamente era di più rispetto a prima, credo forse di no, però non ne sono tanto sicuro. Ma anche volendo, le summon, ragazzi, una volta che le avete maxate, usatele, perché sono decisamente meglio. Ripeto, Ramu poi ultimamente mi sta dando delle soddisfazioni pazzesche, veramente soddisfazioni pazzesche. Detto questo, vi lascio alla run che ho fatto praticamente dell'Iron Giant, in modo tale che possiate vedere come effettivamente funziona benissimo questo team, praticamente quasi in maniera automatica. Qualcuno potrebbe dire grazie al cazzo hai le armi tutte eccetera eccetera, però ragazzi, il pullare sui gacha serve anche a questo, ovvero a facilitarsi la vita e non ritrovarsi poi a smadonnare su un evento che poi effettivamente si può risolvere in modo abbastanza easy. Vi ricordo che ci sono le opportunità e ci sono anche le alternative. C'è Lucia che possiede l'arma per fare danni acqua, ci sarebbe anche Matt che ha l'arma acqua però AOE, c'è anche Nanaki o Red 13, chiamatelo come volete, che possiede l'arma acqua che però fa danni AOE, mentre invece loro sono gli unici che hanno comunque abilità singole che fanno danni acqua e che quindi, insieme a Lucia ovviamente, e che quindi sono decisamente migliori. Detto questo, vi lascio la run, io direi che ho concluso, ho parlato anche troppo, spero che questo video possa esservi d'aiuto e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. You
から見せてやる。